Buongiorno Enzo. Buongiorno. Raccontaci un po' di te, chi è Enzo Favacca? Chi è adesso, chi era ieri, chi... Chi è stato, chi è? Chi è sempre. Chi è sempre. Enzo Favatta è un ragazzo che è nato ad Alghero, è da famiglia non algherese. Questa è una cosa interessante perché quando io sono arrivato, quando sono nato, i miei genitori erano appena arrivati nella città, erano gli anni 50, io sono del 56, giusto per essere così collocato. E Alghero era una città che veniva fuori dalla guerra, che incominciava a capire di essere una bella città, e ho vissuto un'infanzia legata un po' al mestiere che faceva mio padre lavorava in aeroporto, per cui ho vissuto un'infanzia in mezzo agli aeroplani, sì, perché mi portava mio padre in aeroporto, quindi c'era la scuola di volo, c'erano tutta una serie di cose, quindi un mondo completamente lontano da quello che poi io ho visto e ho conosciuto e conosco e sto vedendo. Una cosa divertente è proprio questa, che gli aeroplani che erano da bambino una sorta di, io credo di aver volato la prima volta non in un aereo militare naturalmente, l'avrò volato quando avevo 9 anni, c'era un aereo ancora allora, Elica, che faceva Alghero-Cagliari, e quindi allora eravamo all'avanguardia, era un piccolo aereo, però questa storia del volo, degli aeroplani è una cosa che mi accompagna tuttora, perché passo metà del mio tempo durante l'anno tra gli aeroporti e gli aerei presi, nel senso che quando vado a suonare in giro per il mondo devo prendere gli aerei, prendo anche dei treni per carità, però questa idea del viaggio è una cosa che mi accompagna, e forse anche questo, sono un po' un viaggiatore, ecco quello che poi tutto quanto quello che è successo in questi anni, da quando sono nato a quando ad adesso, insomma, un po' c'è un po' dappertutto, su internet e via dicendo. Adesso ovviamente fa il musicista. A quanti anni è che ha preso il suo primo strumento in mano? Il primo strumento in mano, sai, potrei dire, mi hanno regalato una chitarrina che avevo 4 anni. Però in realtà il primo strumento in mano che ho preso è stata una chitarra, ma non a 4 anni, l'avrò avuto credo 14-15 anni, ho cominciato a suonare la chitarra, era la chitarra lo strumento che mi piaceva, facevamo avevamo fatto anche un gruppo con dei ragazzi di allora, di Alghero, che tutt'oggi non sono appassionati di musica, ma non praticano più, non suonano più, e avevamo questo piccolo gruppo che noi pensavamo di fare musica nostra, musica improvvisata, era una specie di garage band dove c'erano 2 chitarre acustiche, un basso e basta. Ogni tanto si accompagnava, veniva ogni tanto un batterista di allora e facevamo della musica. Com'è nata questa passione per la musica? Ma non lo so, è nata mia madre comprava molti dischi. Mia madre comprava molti dischi, naturalmente niente di quello che poi mi è venuto addosso nella vita, quindi niente di jazz. Però sai, la musica degli anni 50-60 aveva una grande componente orchestrale, anche aveva una componente, se vogliamo aveva una componente legata alla musica caraibica, certi arrangiamenti di certi cantanti di allora avevano un po' un'influenza di questa idea un po' esotica, un po' di esotismo musicale. Chissà perché, comunque sicuramente la passione per la musica ce l'ha avuta, grande appassionato di ascolto. Considerate che negli anni, quando ho cominciato insomma a capirci un po' di più, negli anni quando avevo 16-17 anni, non esisteva una diffusione musicale buona. Bisogna considerare che ad Alghero i dischi arrivavano, ma non arrivavano i dischi, tra virgolette, quelli contemporanei. C'è una storia divertente che racconto sempre.
Io sono da Via 20 Settembre, abitavo in una via centrale della città, mi sono trasferito in un quartiere che allora era proprio il Bronx, considerato il Bronx di Alghero, che è la Petraia. Noi siamo andati a abitare in una casa popolare, quindi una casa rossa, anche interessante questa cosa, cioè credo che non l'abbiano solo fatto i comunisti queste case, però erano rosse, con i mattoni rossi. Però la nostra casa era di fronte a una campagna, non c'era niente, non esisteva nulla, assolutamente nulla di fronte alla mia casa. Erano le ultime case di Alghero. E d'estate, noi andavamo al mare alle 9 del mattino, non alle 3 del pomeriggio come i ragazzi di adesso. Al pomeriggio si rientrava per pranzo, al pomeriggio giustamente, siccome si poteva andare a fare un bagno dopo verso le 5, ma nel pomeriggio o si dormiva oppure ci si riuniva tra ragazzi a ascoltare musica. E c'era un ragazzo di allora, un po' più grande di noi, che abitava alla Petraia, però faceva il cameriere a Londra. Londra, questo posto che era diciamo, il nucleo da dove veniva fuori la musica di allora. E io in quei pomeriggi ho conosciuto la musica dell'hard rock, ho conosciuto la musica del progressive di quegli anni, adesso giusto per citare qualche gruppo sconosciuto, i Pentangle, che allora erano famosissimi, ma poi, che so, anche i Genesis che sono venuti un po' più dopo, i primi Pink Floyd, un gruppo che mi ha assolutamente L'ispirazione ti è venuta da sconvolto. lì. Ma più che altro ciò che è successo questo, che un giorno d'estate, lui veniva al secondo o terzo anno che veniva, ha portato un disco che non metteva mai dentro il giradischi. Cioè, lui ci diceva, ascoltate questo gruppo, boom, ascoltate quest'altro, perché lui si portava una valigia di vestiti e l'altra valigia di dischi, cioè aveva il giradischi a casa della madre, perché era un appassionato allora. Allora era un appassionato di musica, l'ho rincontrato dopo tanti anni, mi ha detto che non ha più ascoltato musica da quel tempo là, strana come la vita. E in quel gruppo di dischi c'era un disco che era appoggiato per terra ed era una copertina azzurra con un musicista nero che suonava uno strumento che assomigliava a clarinetto, ma non era un clarinetto, perché poi ho letto, era un sassofono soprano. Gli ho detto, scusa, ma questo qua, guarda, questo qua fa musica jazz, non mi piace, troppi tamburi, poi questo qua suona, questo strumento suona, fa troppe note, non si capisce niente. E gli ho detto, posso ascoltarlo? Ho messo il disco sopra il giradischi e ho messo la puntina sul giradischi e è partito My Favorite Things. Era John Coltrane quel musicista ed è John Coltrane la musica che mi ha fatto veramente aprire la testa e conoscere la musica jazz. Da quel momento io non ho fatto altro che ascoltare musica jazz. Artisticamente sei nato con Giorgio, questa fama te è nata con Giorgio. Diciamo la curiosità è nata quel giorno, diciamo così, la curiosità è nata quel giorno. Chi ami tu, Enzo? Ma io amo tutti perché c'è bisogno di odiare. Pensi di essere una bella persona? Non lo so, io penso di fare il mio lavoro. Se avessi fatto il chirurgo maxillofacciale avrei cercato di farlo nel miglior modo possibile. Cerco di fare musicista nel miglior modo possibile, cercare di ricercare sempre. Che persona è il tuo miglior amico? Che tipo di persona è il tuo miglior È una amico? persona semplice. Una persona semplice che non ha paura di dirmi le cose quando deve dirmele. Il tuo sogno da bambino? Allora, io avevo un sogno. In realtà avevo delle paure. Questo è tutta la Come storia, penso tutti. come tutti i bambini, ma è tutta una storia lunga. Sai, per queste paure, perché mia madre era di Cagliari, di Pirri esattamente, e mio nonno aveva una casa gigantesca a Cagliari, come tutte le case campidanesi di allora. Voi pensate che c'aveva un loggione, un corridoio all'aperto con degli archi e con le camere sopra. Era la tipica casa campidanese. E quando andavo in vacanza da loro o da bambino, in vacanza da loro oppure a Natale, loro stavano in un corpo della casa un po'
diciamo, staccato, e nel loggione mi mettevano a dormire da presto. E io avevo il terrore di dormire perché c'erano i rintocchi del pendolo, il buio, ed era una cosa che. Poi questo letto gigantesco, era altissimo questo letto. Allora io sognavo di fare da grande, per vincere le mie paure, di fare due mestieri. Sognavo di fare il pastore, perché il pastore non aveva paura del buio e poteva camminare di notte senza paura. E io invece avevo paura da bambino di questa cosa. E poi mi piaceva, avevo visto una cosa in televisione, l'architetto, cioè fare l'architetto. L'architetto era una cosa bella perché c'aveva quei tavoli giganteschi dove lui disegnava l'architetto e poi per magia da quel disegno diventava fuori una casa. E questa io da bambino il collegamento di tutti i processi non li conoscevo, però mi piaceva questa cosa che da un disegno venisse fuori la casa dove si abitava. E quindi volevo fare questi due mestieri. Poi in realtà sono. Sei diventato un architetto della musica. Sì, è un po' un pastore, anche perché con tutto il mio percorso con la musica etnica della Sardegna negli anni, insomma, che sono stati, adesso lo frequento un po' meno, non perché non abbia. Ma perché ricerco altre cose, sono dentro anche altri mondi, occasionalmente continuo a fare progetti sulla Sardegna. Un po' pastore e un po' architetto. Tu A viaggi spesso, proposito, penso. Sì. vivo in campagna a fianco a un ovile, per cui ho le pecore Dunque, i a tuoi fianco. sogni si sono in qualche modo avverati. Ma non lo so, diciamo che Similmente avverati, questo ecco. è un gioco, mi piace giocare, per cui giocare anche sui sogni e sulla memoria è divertente. Tu sei un musicista che viaggia molto, Enzo. Volevo farti una domanda in particolare sull'Africa. La prima volta che sei stato in Africa, che graffio ti ha lasciato questa esperienza? Ma in realtà l'Africa graffia sempre, un po' come la Sardegna, un po' come la Norvegia. Un altro posto che io dove vado è il profondo nord, spesso sono stato anche a suonare al Polo Nord, nelle isole Svalbard, meno 40, chiaramente al chiuso. L'Africa graffia perché ha questa umanità, questa dolcezza nell'umanità. Io la prima volta che sono andato in Africa sono stato in Egitto. Stato in Egitto la prima volta, nell'Africa del Nord. Poi sono stato in Egitto due volte. La prima volta all'opera al Teatro dell'Opera del Cairo. La seconda volta al Teatro dell'Opera del Cairo ad Alessandria, però era il 27 di un settembre, dove probabilmente tutti si ricordano l'11 settembre. Io ero al Cairo in quel periodo là. Quest'anno sarei dovuto tornare al Cairo, al Festival Jazz del Cairo, ma a ottobre, ma per questioni di sicurezza non siamo andati. In questi tuoi viaggi, che cosa hai raccolto, a parte le emozioni che ti hanno fatto provare questi posti? Dell'Africa la gente, mi piace suonare, io spesso suono con i musicisti locali, mi capita spesso, per cui dell'Africa la gente, l'Africa nera come il Ghana, che sembra la Svizzera diciamo dell'Africa nera, Costa d'Avorio, Senegal, Nigeria e via dicendo. Il Ghana, insomma, bello, è Africa, per cui bisogna adattarsi con dove si abita, dove si sta, dove si suona, con che tipo di attrezzature si suona. Siamo in Africa. Però alcune cose molto suggestive, nel senso che paesi assolutamente vicini, divisi da piccoli, di paesi di 300 km, divisi da una labile frontiera, sono come un film a colori e un film bianco e nero. Togo e il Ghana sono appiccicati, da una parte si parla in inglese, dall'altra parte si parla francese, ma tutti tra di loro parlano la lingua loro, perché sono le lingue ufficiali del colonialismo. Un altro posti differenti, inutili, dovrei raccontare del Sudafrica, dovrei raccontare dello Zimbabwe, dove ho un sacco di amici, dove tra l'altro suono, perché sono con una cantante famosa di là, che ogni tanto facciamo tournée insieme, ed è ultimamente dell'Etiopia. L'Etiopia è un paese che frequento molto negli ultimi anni e che abbiamo fatto da poco un progetto con Mulatu Astake, che è il
il guru, diciamo l'icona del jazz etiope, quello che ha un po' come me ha avvicinato il jazz alla musica tradizionale etiope. Io ho avvicinato in molti miei progetti il jazz con la musica tradizionale della Sardegna. So che hai una vasta collezione di strumenti musicali. Sono stati tutti raccolti in questi tuoi viaggi. Sì, è una passione che ho da, ma se non mi ricordo, credo che sia sì, dai primi viaggi che ho fatto all'estero. Ma in realtà no, la passione è sin dalle prime ricerche che ho fatto sulla musica tradizionale della Sardegna. Allora c'erano poche cose quando ho cominciato a fare queste ricerche. E c'erano degli strumenti particolari che venivano poco usati, tutti conoscono le Leoneddas o altre cose, magari non conosco le Benas che sono le cugine antiche delle Leoneddas, ma le cugine antiche dell'Argul egiziano, della Xeremia baleare, dell'Aulos greco, che tutti pensano come, insomma, l'Ottocento dice il dolce suono dell'Aulos, no, è graffiante quanto le Leoneddas, quanto le Benas. E questo modo di conoscere gli strumenti, allora ho cominciato a raccoglierli, li ho raccolti in tutto quanto il mondo, ma ogni strumento ha una storia. Un viaggio, una storia, una per tutte, sono 140 pezzi, è una collezione abbastanza vasta. Ci si potrebbe fare un museo. Abbiamo fatto una bella mostra che è durata 3 mesi qua ad Alghero. Certo che si potrebbe fare un museo, del resto poi non ci sono musei degli strumenti musicali in Sardegna. Perché Magari qua ad Alghero. no? Magari. Cosa ami fare più di ogni altra cosa? Cosa amo fare? Beh, suonare. Quanto spesso ridi, Enzo? Quanto spesso ridi? Ah, vorrei ridere di più, però rido abbastanza. Il tuo peggior nemico? Il mio peggior nemico? Il mio peggior nemico è... sono io. Pensi di essere forte? Abbastanza per combattere il mio peggior nemico. Qual è la cosa più importante che hai fatto finora? Quella proprio che sta in cima alla lista. Sicuramente ce ne sono tante, ma io voglio sapere quella che sta proprio in cima alla lista. Aver perseguito in un'idea musicale, aver perseguito in un progetto e non essere stato tentato di fare cose commerciali, ripetermi, la continua ricerca, il continuo essere nervoso, il nervosismo dell'artista, cioè non essere mai contento di ciò che si sta facendo, in realtà sì, appagato, contento sì, caspita, appagato e continuare sempre ad andare avanti a cercare. Questa è la cosa più importante, credo. La cosa più stupida che hai fatto nella tua vita? Bah, credo che di farne di cose stupide, credo di farne ogni giorno, per cui non saprei. Qual è stata la più grande difficoltà che hai affrontato nella tua vita personale o nel tuo percorso di artista? La E come l'hai superata? più grande difficoltà è stata sicuramente quella di scegliere di abitare in Sardegna. Sì, di scegliere di abitare in Sardegna e di fare il mestiere che faccio dalla Sardegna. A volte si pensa e si guarda solo nel centimetro quadrato intorno a se stesso e nel tempo, nei 5 minuti prima di trovarsi in quel posto. Non esiste un passato per molta gente, però bisogna ricordarsi che quando ho incominciato 30 anni fa esattamente, più o meno, nel 2016 saranno di più, forse più di 30 anni, diciamo 30 anni che io suono insieme a un altro algherese che è Marcello Peghin, forse 34 anni, 35 anni fa, non esisteva niente per promuovere la tua musica, non esisteva nulla per divulgarla. E per cui questa è stata la grande difficoltà. Lo è tuttora, perché nonostante ci siano tutti quanti i sistemi di comunicazione, di promozione, l'abitare sempre, aver deciso di abitare fuori
dai cerchi magici, perché purtroppo è inutile nascondersi, esistono i cerchi magici in tutti i, in tutte le professioni. Questa è stata la grande difficoltà, però sono contento perché la soddisfazione è che comunque L'hai comunque superata, è praticamente. superata e comunque dei musicisti sardi, se vogliamo, famosi in giro per il mondo, sono l'unico che abita in Sardegna, che abita qui, che ha deciso di abitare qui, non abitare, che so, a Roma, Milano, Bologna, Torino, Parigi o Berlino o New York. A te sono legate molte iniziative musicali fatte qua in Sardegna, un po' un giro per tutta la Sardegna, musica sulle bocche e tanti altri. Come sono nati questi eventi? Beh, musica sulle bocche nasce da, da nasce come una partitura musicale e continua a essere così. Musica sulle bocche non è altro che un'opera più grande delle cose che faccio. Non è legato a un mercato, non è che stiamo a chiamare il musicista di cassetta in quel momento, semplicemente è sempre un'opera di questo genere. Però è nata in una maniera singolare, perché in quel tempo io giravo con una tournée con lo grande spettacolo Voyage en Sardaigne. Molti conosceranno questo disco, ma era un disco, è un progetto che io facevo con il Quartetto d'Archi, i tenori, erano i tenori di Bitti allora, un quintetto jazz e un sestetto jazz, Launeddas, sassofoni, chitarre, bandoneon, batterie. Però la cosa interessante è che avevamo veramente un seguito internazionale fortissimo. Il disco era andato benissimo, è un disco che ha venduto 95.000 copie, così come niente in 2 anni, e in quei tempi comunque erano sempre un sacco di copie. Ed ero andato a fare un concerto a Santa Teresa Gallura. Questo concerto mi ricordo che gli amministratori che non facevano mai niente, cioè facevano sì, facevano delle cose, appunto, volevano aprirsi un po' alla musica diversa da quella leggera, ecco, non facevano mai niente di musica più impegnata. E quando il mio assistente di produzione andò a fare un sopralluogo di là, gli dissero: questo è il posto. C'era un posto sul porto con un piccolo anfiteatro. E lui, siccome conosceva già la frequenza delle persone, gli disse: ci vogliono qualche sedia in più. Ma no, ma qua vengono massimo vengono 100 persone. La sera sono venute 2.000 persone, perché era il porto, era in pieno di gente, gli amministratori erano contenti. Andiamo a cena in questo ristorante. Purtroppo non c'è più questo ristorante, però era bellissimo, che c'era una terrazza, si chiamava la Torre, ed era di fronte alle Bocche di Bonifacio. E chiacchierando a cena, gli amministratori mi chiesero: ma perché non facciamo qua un festival? Lei è un musicista jazz conosciuto, magari conosce mu altri musicisti, perché noi non facciamo un festival del jazz? L'assessore alla cultura mi disse: sì, potremmo fare qua a Santa Teresa il Festival Internazionale della Musica Jazz di Santa Teresa Gallura. Insomma, praticamente in quel momento mi è venuto in mente Troisi nel famoso film, quando dovevano chiamare il figlio, e lo chiama Ugo perché la moglie lo voleva, la ragazza lo voleva chiamare con un nome tipo Giovanni Antonio Luigi, e lui aveva paura che attraversando Giovanni Antonio Luigi, attraversando la strada, venisse travolto da un'auto. Allora io Grande Troisi. sono uscito fuori nel terrazzo, ricevo una telefonata e ho visto questa meraviglia che era le Bocche di Bonifacio. Sono entrato dentro e ho detto: questo festival si chiamerà Musica sulle Bocche. E E loro così è sono nato il rimasti. forno. Così è nato il festival, e Musica sulle Bocche da allora è sempre stato musica, natura. Sono famose le albe alle 6 del mattino con migliaia di persone che vengono a vedere gli spettacoli, i tramonti a Musica sulle Bocche, i concerti nelle strade, in spiaggia, a mezzogiorno le bande che vanno a suonare. Ed è un format che è sempre, sono 15 anni che si fa. È un format che ha sempre avuto del ossigeno e cibo, cibo inteso intellettuale, legato alla coscienza di vivere dentro un paesaggio e la conservazione di questo paesaggio della natura. E da là è venuto fuori un altro progetto, che insomma saranno 4-5 anni che facciamo, che ha grande successo, che sono i Tramonti della Sardegna. Non sono altro che dei concerti, dei bellissimi concerti, nel senso con musicisti straordinari, in giro per la Sardegna.
fatti al tramonto, per cui per metà con la luce e per metà col crepuscolo, il buio, usiamo luci LED. E anche là c'è un messaggio legato alla sostenibilità ambientale, al green, senza stare a dirlo, guardate che noi stiamo risparmiando, però fare un concerto per metà alla luce si risparmia la metà dell'energia elettrica. Mi viene da farti una domanda, ma ti senti più un ricercatore o un musicista? Musicista. Musicista ricerca sempre. Cos'è che ti fa piangere di gioia? Mi fa piangere di gioia vedere la gente. Mi fa piangere di gioia la gente vedere le persone che fanno. Persone proattive. Sì, mi piace che la gente, questo mi piace vedere la gente che fa senza problemi, senza un secondo fine, senza per fare perché c'ha passione. Ecco, ecco cosa mi fa piangere, la passione. Tu hai usato la tua passione per interpretare al meglio la tua vita. È così, possiamo usare questa frase. La vita è fatta di tante cose, è complicata la cosa. Una parte della mia vita è dentro questa passione. Goethe diceva che l'audacia ha in sé genio, potere e magia. Quanto ti trovi d'accordo con questa frase? Genio e magia, il potere è una cosa più complessa. Che cosa temi di più nella vita? Temo di non. L'unica cosa che potrei temere è di non riuscire ad affrontare le cose che accadono. Qual è la tua parola preferita, se ne esiste una? Sono molte parole che non mi piacciono. Una parola che mi piace è facciamo. Facciamo. Suoniamo, un'altra. Secondo te, Ascoltiamo, l'altra. Tre, sono belle tre parole. Forse mettiamole insieme. Ascoltiamo. Questa è la prima. Suoniamo e facciamo. ascoltiamo, sogniamo e facciamo. Mi piace. Qual è la cosa migliore che potrebbe capitarti ora? Fare questa intervista con Alghero Ciano. Ma avere una città che sia esattamente proporzionale alla sua bellezza. Quanto hai dato in una scala da 1 a 10 a questa città? Mille. La città a te quanto ti ha dato? Quanto ti ha restituito, diciamo così? Ma la gente di questa città anche 2000, se vogliamo. Come ti vedi tra 5 anni? Se questa giacca mi starà ancora, se riesco a contenerla, mi vedo abbastanza così. Hai qualche rimpianto, Enzo? No, non si può rimpiangere. Gli errori si prendono, si incamerano e si digeriscono e si cerca di capire perché li hai fatti. Qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino? Dipende da dove mi trovo. Se sono in giro a suonare, penso alla musica. Se sono a casa, penso alla famiglia e quindi che devo alzarmi, devo portare le figlie a scuola e devo fare tutte le cose che devo fare. Cosa pensi di solito prima di addormentarti? Ma prima di addormentarmi, prima leggevo molto e quindi pensavo attraverso il pensiero di quelle storie che leggevo. Oggi, prima di addormentarmi, sono abbastanza stanco e quindi magari non riesco neanche a pensare. E poi penso come tutte le persone normali, ciò che devo fare e che non dovrei fare. Perché in realtà un musicista o un architetto o un pastore sono persone che sono tutte uguali. Quando hai preso la decisione più importante della tua vita, hai seguito maggiormente la ragione oppure il cuore? Il cuore, totalmente il cuore. La ragione mi diceva di fare esattamente il contrario. Qual è il punto più alto in cui sei stato, il punto fisico?
Tu hai girato molto, il punto più, proprio più in alto, più vicino al cielo. Ma credo che Addis Abeba, 2000, suonare ad Addis Abeba con 2000, a 2700 metri d'altezza e quando a un certo punto vedi che i bronchi stanno per esploderti da dentro i polmoni, perché stai soffiando dentro quel tubo. A proposito, io sono il sassofono soprano, per cui come quel disco famoso che ho detto. Ci vuole fiato. Ma non è fiato, è proprio, siccome a 2700 metri d'altezza lo scambio di ossigeno è diverso rispetto a quello che noi abbiamo sul livello del mare, Certo. è veramente, veramente faticoso. Se avessi la possibilità di cambiare una cosa nella tua vita, proprio ora, adesso, in questo momento, che cosa cambieresti? Potrei rispondere con una frase qualsiasi. No, non cambierei niente. Diciamo che potrei cercare di cambiare, di migliorare. Ecco, questo è importante. Cercherei di migliorarmi. Per quale motivo sei orgoglioso di te stesso? Io non sono orgoglioso di me stesso, sono cosciente che devo fare le cose e per continuare a farle devo continuare a studiare. L'orgoglio è una cosa che bisogna prendere. È come bisognerebbe scrivere, come si scrive nei pacchetti di sigarette, l'orgoglio. Bisognerebbe scrivere la stessa cosa che si scrive nei pacchetti di L'orgoglio sigarette. uccide? Sì, L'orgoglio fa male alla salute. fa male. Riassumi la tua vita in una frase. Ascoltiamo, suoniamo e facciamo. Bene. Che cosa ti dà più fastidio nella vita? La cosa che proprio ti infastidisce di più? L'ignoranza, inteso ignoranza, inteso nella non capacità di ascoltare e di vedere, Hai dei segreti? Credi come tutti. Ci in Dio? credo. Qual è la prima domanda che faresti a Dio? Continua a esserci. Qual è lo scopo della tua vita? Il tuo fine ultimo? Allora, è una frase che non è mia, però è interessante perché man mano che tu incominci a avere coscienza della musica che fai, di quello che tu fai, di quello che tu stai facendo, io sto parlando della musica, ma il mio fine ultimo è di suonare tutte quelle note che non ho ancora suonato. La primissima cosa che faresti se tu fossi sindaco di questa città? La prima in assoluto, il tuo primo provvedimento, la tua prima azione amministrativa, la tua prima delibera. La mia prima delibera. Ma se devo pensare da sindaco o come Enzo Favata? La mia prima delibera. Qua devo pensarci però. La cosa che, secondo te, cos'è che Alghero non ha in questo momento? La cosa più importante per te è che Alghero in questo momento non ha. Diciamo che le prime cose che dovrei cercare di fare, ma credo che da sindaco avrei grossissime difficoltà, perché conosco com'è la realtà italiana, è fare un viaggio, non fare una delibera, fare un piccolo viaggio, piccolo viaggio, un piccolo viaggio, e andrei a vedere quello che succede nelle altre città, non solo per quanto riguarda il campo della cultura. Sarebbe troppo facile che io dicessi: ah, perché nell'arte, ah, bla 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 bla, perché no, per tutte le altre cose. Perché è sempre il concetto ascoltare, capire e fare. E poi soprattutto cercherei di capire quali sono. Ecco, conoscere anche le persone che normalmente non si espongono in politica, che non amministrano, che però fanno, magari qualche chirurgo maxillofacciale, ci sarà qua ad Alghero, oppure qualche, dico così perché ho un cugino che è chirurgo maxillofacciale ed è molto bravo, tra l'altro, per cui questa frase così è solo perché ne ho uno in famiglia, ma non è di Alghero, ma sicuramente.
ascolterei anche suggerimenti di questo genere. Magari non, ecco, ascolterei le storie, perché dalle storie si cerca sempre di, se si vuole ascoltare, di trarre qualche spunto per poter fare le cose. La cosa, quella che ti ha proprio dato un pugno allo stomaco e ti ha lasciato senza fiato. Adesso così non saprei cosa rispondere, sinceramente, perché di pugni allo stomaco senza fiato ce ne ho avuti tanti. Quello più forte. C'è sempre stato, ce n'è sempre uno più dell'altro. Ma c'era un. Ma in effetti ci sono. I pugni forti, le cose, insomma, oggi mi capita di suonare con artisti che poi magari ascoltavo in quei dischi. Lo faccio con più normalità, no? Adesso ascoltavo gli Area, mi è capitato di suonare con gli Area. Gli Area era il gruppo dove ci suonava Demetrio Stratos è morto, ma mi è capitato di suonare con gli altri tre. E per me era un mito, andavo a vedere i concerti loro da ragazzo. Forse una delle cose più forti forse diciamo da un punto di vista forse del sogno, della cosa, è stata quando io ascoltavo la musica di un musicista argentino, si chiama Dino Saluzzi. Dino Saluzzi è Origine italiana. di origine italiana, ma tra l'altro di madre mulatta, per cui anche lui non proprio bianco bianco. Lui era uno dei più grandi virtuosi del bandoneon. Il bandoneon, per chi non lo sapesse, è erroneamente detto la fisarmonica della musica del tango. Astor Piazzolla si conosce. Ecco, dopo Astor Piazzolla, Dino è quello che ha portato il bandoneon verso una dimensione mistica. Quindi non verso il tango, verso quella durezza, quella urbanità, ma verso un'altra cosa. E lui è stato una grande esperienza emozionale per me, perché io l'ascoltavo nei dischi e poi mi è capitato di suonarci, per cui è stata una cosa fantastica. Come ti sei sentito in quel momento? Benissimo. Io credo di aver pianto di gioia, perché da quel disco che ascoltavo, averne fatto un altro insieme a lui, aver fatto dei concerti insieme a lui, aver suonato in Argentina con lui, è stata un'esperienza di una poesia unica. Questa è stata una cosa molto forte ma è stato forte anche suonare con dei bambini è stato anche molto forte suonare con dei bambini di una favela in Brasile. In Brasile sono andato parecchie volte, c'ero anche a maggio. Il Brasile, sì, è anche quello di Rio, no? Come dicono loro, Rio, quella R. Ma il Brasile che a me piace è quello dove non c'è il mare, come quella frase in Sardegna non c'è il mare. In Brasile non c'è il mare, c'è un sacco di tradizioni bellissime, di posti straordinari. Ero a Belo Horizonte. Belo Horizonte, sono andato anche adesso al grande Palazzo d'Asarte, un palazzo gigantesco, un teatro gigantesco dove quando vado c'è tanta gente, 1000-1200 persone normalmente a vedere gli spettacoli che facciamo. Quella volta lì eravamo andati a vedere una scuola di percussioni in questa favela e c'erano dei bambini che chiaramente erano. Entrare in una favela è un po' complicato, bisogna essere accompagnati e bisogna fare tutta quanta una serie di procedure e poi bisogna essere accettati. Insomma, ciò che è successo in quella favela è stato che quei bambini suonavano bene e allora i miei accompagnatori, che erano gli organizzatori di quello spettacolo che avrei dovuto fare, credo il giorno dopo, sì, credo il giorno dopo, a Belo Horizonte gli ho detto: ma perché non li portiamo in teatro? E allora, siccome c'era uno sponsor della Fiat di là, alcuni dei genitori di questi bambini lavoravano nella Fiat, quelli che erano più danarosi, altri no, altri erano, diciamo, a carico di questi.
Hanno provato un pullman con questi bambini, erano 40 bambini con le percussioni, nessuno sapeva niente del pubblico e sono entrati dalla porta, da fuori dalla porta e sono venuti a suonare sul palcoscenico con noi. Questa, spettacolo. ma più che lo spettacolo, questa è stata una cosa molto emozionale, perché non tanto per me, perché io sono, non erano, ecco, non era un espediente folcloristico, ma è stata la maniera, il modo, l'emozione mia è stata di portare quei ragazzi in un teatro. Non avevano mai visto un teatro, non avevano mai visto un teatro, non avevano mai visto un palcoscenico. Erano bambini di 7 anni, 10 anni, 11 Gente che anni. gli applaudiva. La gente che li applaudiva, mi ricordo, siccome abbiamo fatto una prova prima, i bambini erano seduti, alcuni bambini si erano seduti nelle poltroncine, quelle imbottite del teatro, e le toccavano come per dire: questa è una cosa che no, forse qualcuno di loro non si era mai seduto in una poltroncina così. Non l'avevo E mai questa visto. emozione è stata forte. Si può vivere anche di cose semplici, anche delle emozioni degli altri, ecco, essere emozionati per delle emozioni degli altri. Questa è una cosa molto bella, secondo me.